La narcolessia è una patologia rara del sistema nervoso centrale caratterizzata da cicli sonno-veglia non regolari e dalla comparsa durante il giorno di un bisogno improvviso di dormire, un bisogno quasi incontrollabile. Noi ci siamo fatti spiegare esattamente di che cosa si tratta, quali sono le cause e soprattutto quali sono i campanelli di allarme da un vero esperto, dal professor Giuseppe Plazzi, che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento incentrato proprio su questi temi. Professor Plazzi, prima di passare ai red flags, innanzitutto che cos'è la narcolessia? Riesce a darci un po' un quadro introduttivo di questa malattia, rara ma non così tanto? Quali sono i sintomi, cosa comporta e così via? Una breve introduzione, professore. La narcolessia è una malattia neurologica rara, una malattia del sonno. Colpisce, essendo una malattia rara, circa 4 persone ogni 10.000 abitanti. Però uno dei problemi più importanti che riguarda tutte le malattie rare, ma in particolare la narcolessia, è appunto un ritardo importante di diagnosi e una estrema incidenza di sottodiagnosi. Per cui nemmeno il 10% delle persone con narcolessia oggi hanno una diagnosi in Italia. È una malattia caratterizzata da alcuni sintomi fondamentali, che sono una sonnolenza diurna importante, una cataplessia, che è il sintomo patognomonico, che è caratterizzato appunto dalla perdita improvvisa di forza davanti a un'emozione, che può essere parziale o generalizzata. E poi altri fenomeni che sono dovuti a un'intrusione patologica del sonno REM durante la veglia, che sono allucinazioni, quindi veri e propri sogni ad occhi aperti, le paralisi del sonno, che non sono esclusive della narcolessia, ma quando associate a sonnolenza sono altamente predittive, e anche un sonno notturno disturbato. Quindi la persona con narcolessia di fatto dorme molto male di notte e ha un'estrema sonnolenza durante il giorno. Ci dice due parole anche sulle cause della narcolessia, professore. Oggi sappiamo che la narcolessia è causata da un danno cerebrale. Come si manifesti questo danno non lo sappiamo esattamente, ma sappiamo che coinvolge un nucleo profondo del nostro cervello, localizzato nell'ipotalamo laterale, un nucleo di cellule che producono una sostanza, un peptide, denominato orexina o ipocretina, che praticamente ha livelli assenti o bassissimi nelle persone affette da narcolessia. Come questo accada, questa perdita neuronale, non è noto, anche se molti indizi indicano un possibile coinvolgimento del sistema immunitario, quindi forse una malattia autoimmune. Bene, professor, lei ha accennato all'importanza della diagnosi, di una diagnosi precoce, e a questi red flags, queste bandiere rosse. Allora, ricominciamo appunto ad occuparci del paziente adulto. Lei innanzitutto ha accennato al fatto che c'è questo problema dell'eccessiva sonnolenza diurna. Assieme all'associazione dei pazienti abbiamo cercato di identificare dei campanelli d'allarme, ossia dei sintomi clinici che abbiamo denominato red flags, che consentirebbero auspicabilmente al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta di raggiungere molto rapidamente una diagnosi. La sonnolenza è un problema perché spesso è sottovalutata come sintomo. In realtà, quando la sonnolenza compare in una persona fino a qualche mese prima, sana, che non manifestava una sonnolenza, è sempre un sintomo di qualcosa che non va. La causa più frequente è una mancanza di sonno cronica. Tuttavia, può essere anche un sintomo di una malattia. Tra queste malattie c'è la narcolessia. E tipicamente la sonnolenza del paziente narcolettico è una sonnolenza caratterizzata da bisogno di dormire, quindi episodi di sonno, che sono scarsamente procrastinabili, scarsamente rimandabili. Ma poi quando una persona si addormenta, di solito dorme non tantissimo, 15-20 minuti, e questi sonnellini hanno una potenza ristoratrice, che però dura poco. Quindi le persone hanno bisogno di addormentarsi, di dormire più volte durante il giorno. La sonnolenza chiaramente è un rischio, oltre ad avere un impatto importante sulla qualità della vita di queste persone. Ecco, lei poi ha parlato della cataplessia, ci dice che cos'è? Ecco, la cataplessia è un altro sintomo che spesso viene svalorizzato, perché è caratterizzato da una debolezza muscolare,
che può provocare anche la caduta a terra, ma nella maggior parte dei casi è focale, cioè interessa un distretto muscolare, che di solito è il viso o gli arti inferiori, le gambe, quindi un cedimento delle ginocchia di fronte a un'emozione, perché questo è l'elemento caratteristico, cioè di fronte, c'è un trigger, c'è un fattore scatenante, che di solito è un'emozione positiva, la risata, ma anche emozioni intime, per esempio l'orgasmo. Quindi un cedimento di questo tipo che avviene però a coscienza integra, quindi senza perdita di contatto e di coscienza. Allucinazioni, professore. La disfunzione della narcolessia provoca una serie di sintomi che sono dovuti a un'alterazione del sonno REM, che compare in modo, non coordinato rispetto al resto del sonno, quindi improvvisamente dalla veglia può dare sonnolenza, cataplessia, che vuol dire perdita di tono muscolare, oppure sogni ad occhi aperti. Queste sono le allucinazioni della cataplessia, della narcolessia, scusate. Quindi dei momenti in cui la persona per qualche istante vede, sente, ha la sensazione di avere vicino qualcosa che in realtà non c'è. Ecco, nel bambino a questi segnali di allarme, a questi sintomi indicativi appunto della patologia, se ne aggiungono degli altri. Innanzitutto, professore, il tema dell'obesità. Esatto, la narcolessia è una malattia dell'ipotalamo sostanzialmente, e quello che è stato evidenziato negli ultimi decenni, negli ultimi vent'anni, è che molto spesso le persone con narcolessia sono sovrappeso o obese. In realtà questa sovrappeso o obesità compare simultaneamente alla sonnolenza. Quindi quando il bambino si ammala, di solito tra gli 8 e i 12 anni, questo è il picco della narcolessia, insieme anche aumenta di peso. Un aumento di peso che può portare fino all'obesità, ed è sicuramente una disfunzione centrale, ecco, dovuta a un'obesità centrale. E assieme all'obesità, nel bambino soprattutto molto piccolo, ci può essere anche un'accelerazione puberale, fino a una vera e propria pubertà precoce che aggrava ulteriormente l'impatto di questa malattia sul disagio del paziente. Allora, professore, riassumiamo, lei già l'ha un po' accennato, ma di fronte appunto a uno o più di questi campanelli d'allarme, cosa bisogna fare? Sì, il paziente, il medico può inviare il paziente a un centro del sonno, dove la diagnosi di narcolessia può essere fatta con certezza, non con indici di presunzione, perché i marker biologici, i biomarker che oggi abbiamo a disposizione, ci consentono di fare una diagnosi completa e definitiva, perché purtroppo poi la narcolessia è una malattia cronica, quindi è importante fare una diagnosi precoce, perché gli strumenti per poi per affrontarla dal punto di vista terapeutico ci sono.